Ed eccoci qua, cari amici, buongiorno a tutti. Oggi 14 luglio 2018, finalmente siamo giunti qua a destinazione su commissione di Thomas. Abbiamo appunto esaudito il suo desiderio, eh? Il bravo Thomas mi ha detto: dai, per piacere, se puoi vieni a casa nostra, che insomma c'è da mettere da parte un ricordo prima che sparisca dal demolitore. Qua abbiamo la nostra mascotte Luna, che è qua un po' impaziente. E niente, ragazzi, eccolo qua, insomma siamo venuti qua per esaudire appunto il desiderio di Thomas, che in questo momento purtroppo non c'è. Un ragazzo giovane che è appassionato di camion, lui è un po' un appassionato dei Turbo Star di quella generazione lì. E niente, mi ha detto: dai, passa a casa mia, che ci sarebbe questo M Lupetto 25 passo lungo, che teme che un giorno o l'altro appunto vada al demolitore, e almeno vorrebbe appunto conservare il ricordo. È un lupetto del 1968, è insomma ancora bollato, lo darebbero anche in vendita a qualche appassionato, però mi sembra qua che non fanno corse folli qua per un lupetto 25 ormai. La gente cercano tutti i 682, il 180, il 190-38, eccetera eccetera. Comunque, ragazzi, prima che appunto sparisca definitivamente questo lupetto, prima che vada eventualmente da un demolitore, che qua ci hanno detto che un 300 euro qua peso ferro insomma lo darebbero anche via, e qua il vecchio Marvin è qua appunto per documentare e per fare in modo che ci rimanga questo ricordo di questo UM Lupetto 25 del 68, fermo da un bel po', ecco, insomma, che ha fatto il suo lavoro, il suo bel lavoro, credo, insomma, in serre, piante, eccetera eccetera. Eccolo qua, insomma, comunque eccolo qua, UM Lupetto è qua, ragazzi, del 1968. E niente, insomma, qua il bravo Thomas mi ha chiamato, ragazzo giovane qua, insomma, mi ha detto che voleva avere un ricordo del suo lupetto, e niente, qua lo facciamo vedere qua a tutti gli appassionati qua dei camion vecchi. Eccolo qua, questo M Lupetto 25 che non deve morire, eccolo qua, per cui lo mettiamo in saccoccia. Eccolo qua, la sua targa storica, eccola qua, la sua targa storica. Spettacolo, eccolo qua, UM Lupetto 25, per cui Thomas abbiamo appunto realizzato qua il tuo desiderio appunto di metterlo in memoria, metterlo in ricordo. Qua insomma lo zio ci ha detto che qua nessuno lo vuole, insomma anche lui vede appunto un futuro da demolitore, ecco, insomma, peccato, eh. Tra l'altro a me piace molto questa serie qua, per cui un passo lungo, insomma, con 350 euro il demolitore lo porta a casa. Ma ragazzi, pensateci, insomma, prima di far demolire un camion del genere, se c'è qualche appassionato. Io ho consigliato al Thomas: tienilo, no, che vieni ai raduni con questo camion. Ma lui dice: ma a me piacciono i Turbo Star, che d'altronde è anche giovane, 19 anni, insomma, c'è anche da capirlo, eh. Niente, ragazzi, qua l'UM Lupetto l'abbiamo documentato, eccolo qua, insomma, spettacolo, eh, fermo da anni, è qua. E dato che ci sono, a questo punto, dato che lo zio fra poco deve andare, dato che ci sono, vi faccio vedere anche questo 135-17, che questo qua è ancora operativo e lavora, ecco, per cui guarda qua, Thomas mi ha detto che è una bestia questo camion, lo mettiamo appunto in memoria per appunto accontentare il bravo Thomas. 135-17, ancora operativo questo non dovrebbe andare al taglio, eh? Cosa dici, Thomas? Anche questo è un albo dei ricordi. Niente, qua oggi il bravo Thomas purtroppo non c'è, perché è impegnato a dare una mano al suo papà nei mercatini, lavori qua, mi sembra, di serre, eccetera eccetera, da quello che ho capito, ecco. Per cui 135-17 in memoria, e così, ragazzi, la missione qua del vecchio Marvin l'abbiamo compiuta. E lì c'è
c'è l'UM Lupetto 25, anche questo è andato in memoria. Vediamo un po' qua sotto se vediamo qualcosa. Eccolo qua. E niente, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima. Un saluto qua da Marvin, Veneto Selvaggio, qua con la mascotte Luna che si è divertita oggi. Camion storici a tutto spiano, officine, eccetera, eccetera. Insomma, questo è un po' il Marvin Tour Luna. Ragazzi, vi saluto, un saluto alla vecchia Gio. Quadriamo lì il campanile della chiesa qua del paese. E Lupetto, più di così non posso fare, ragazzi. Thomas, un abbraccio, abbiamo accontentato la tua richiesta. Ciao carissimo e a presto. Viva i camion vecchi, viva il Lupetto. Non tagliamolo, per favore, non tagliamolo.